Domani, con la prima tappa, la Brest-Landerneau partirà la 108ª edizione della Grand Boucle Tour de France, l'anno scorso vinta da Tadej Pogačar su Primož Roglič. Prima tappa caratterizzata da 4 arrivi di quarta categoria e 2 di terza. Quindi chi vorrà andare domenica in maglia pois dovrà andare in fuga domani. Lo spazio c'è. La Côte de Trébolin, la Côte de Rosnain, la Côte de Locronan, la Côte de Saint-Garon, la Côte de Saint-Rival e la Côte de la Fosse au Loup. 3 km al 5-7%, che domani darà il primo arrivo. Non in salita, ma quasi, è la prima maglia gialla. Maglia gialla che potrebbe andare sulle spalle o di Van der Poel o di Van Aert. Perché sinceramente non è arrivo, non è tappa da Big, non è tappa da Roglic né da Pogačar. Sì, potrebbero far bene, potrebbero anche andare in maglia, ma non so se le squadre nella UAE, nella Jumbo, vogliano avere la maglia gialla sulle spalle di Roglic, perché Van Aert vincendo potrà andare in giallo, però Van Aert non è Roglic, non ha ambizioni di vittoria, almeno per quest'anno, non so gli anni prossimi. I favoriti per domani sono Mathieu Van der Poel, Wout van Aert, Julien Alaphilippe, Sonny Colbrelli, Tadej Pogačar, anche se non lo, né lui né Roglic li vedo, insomma, a vincere la prima tappa. Valverde, Matthews, Aramburu, Sagan, Higita, Hirschi, Kelderman. Questi sono più o meno i big per domani, i possibili vincitori. Non vedo né Roglic né Pogačar vincitori domani. Perché? Perché Altuve è l'ultimo a tenere la maglia dal primo all'ultimo giorno, fu Thies nel 1935. Quindi non è impresa da tutti i giorni al Tour de France. Al giro l'ultimo a tenere la maglia dal primo all'ultimo giorno è stato Gianni Bugno nel 1990, nel suo assolo al giro. Da tenere solo lui, dal primo all'ultimo giorno. Per quanto riguarda il tour, è cosa ben diversa. Un podio possibile per domani è fatto da Van der Poel, Van Aert, magari terzo Valverde o Aramburu, secondo me.